Noi viviamo in un contesto fortunato, ma dobbiamo ricordare che nel mondo esistono tanti diritti negati all'infanzia. È partita la settimana dedicata ai diritti dei bambini e dell'infanzia con una iniziativa organizzata dall'associazione AGE presso la scuola paritaria Stella Mattutina di Mugnano. I piccoli alunni sono stati i protagonisti di una mattinata dedicata proprio a loro. Noi viviamo in un contesto fortunato, ma dobbiamo ricordare che nel mondo esistono tanti diritti negati all'infanzia. L'evento di per sé è il 20 di novembre. Noi abbiamo cercato un pochettino di anticiparci, logicamente per cercare di portare questo evento in tutte le scuole sui vari comuni. Il nostro scopo è quello di far conoscere le scuole dei nostri territori e in più il valore e le qualità dei nostri ragazzi. I bambini si sono esibiti su di una canzone di Michael Jackson. È una canzone che parla principalmente proprio dei diritti dei bambini e quindi abbiamo pensato di fare questa canzone. E la canzone è in inglese, quindi i bambini si esibiscono anche in questo, nella lingua inglese che è a loro molto cara. L'evento è stato voluto dall'amministrazione comunale, presente infatti il sindaco della cittadina che dapprima ha fatto un giro nella scuola e nelle classi. La sensibilità dimostrata da parte nostra, da parte dell'amministrazione comunale, ogni qualvolta ci sono delle giornate mondiali, proprio recentemente sabato abbiamo celebrato quella della gentilezza, quindi ci saranno questo ciclo di iniziative, un ciclo interessante, saremo domani e dopodomani anche alle scuole Maria Agostini, proprio per testimoniare l'importanza di questo tipo di giornata, che è una giornata, quella dei diritti del bambino, quindi dell'infanzia e dell'adolescenza, che non celebriamo solo in un solo giorno, ma che tutti i giorni dobbiamo tenere bene in considerazione. Un tema che non deve limitarsi a singole iniziative, ma che si trasformi in fatti, come ricorda il consigliere regionale Giovanni Porcelli. È importante operare. Noi siamo tanto abituati a chiacchierare, siamo tanto abituati a fare, come dire, delle ottime giornate di memoria, di iniziative di reminiscenza, ma poi nel concreto facciamo sempre troppo poco. Oggi più che mai, dopo 2 anni di emergenza Covid, questo, diciamo così, monito deve essere forte, chiaro, soprattutto a noi nelle istituzioni.